Siano lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Da Sete del Dio Vivente di Giulio Giacometti e Piero Sessa, meditazione sul Purgatorio negli scritti dei mistici. Siamo ancora nella sessione dedicata a Santa Maria Maddalena dei Pazzi, di cui prosegue la lettura delle visioni. Vedeva uscire dal cuore di Gesù certe fiamme come faccelline, le quali il Verbo eterno che è la seconda persona della Santissima Trinità, le univa nell'anima nostra. Ed era questo un amore intrinseco che unisce l'anima con Dio, in un modo che essa fruisce e gusta essa unione, alla quale essa anima corrisponde con una intera rilassatezza che fa di se stessa in tutto e per tutto in Dio. E ne causa in lei questo effetto che non solo ama le creature a sé vicine e gli giova, ma di poi si estende col suo amore alle anime del purgatorio e le aiuta con i suffragi, con far per loro elemosine e altre orazioni e uffici. Dov'essa, ricordandosi qui dell'anima di Madonna Camilla de Bagnesi, che era 15 giorni che era morta, la raccomandava a Gesù e intese che era ancora in purgatorio, e che si offrisse ancora 3 volte per lei il sacrificio della Santa Messa. E qualora si facesse, sarebbe stata liberata da quelle pene e sarebbe andata in paradiso. Il 28 marzo 1585, colloquio 26esimo. In paradiso. Dopo vedeva Madonna Camilla essere in paradiso e voleva pregare Dio per esso Nicolò suo figliolo, ma pareva non si ardissi per lo aver custodito come lo doveva quando era piccolino e che poteva. In quello vede la beata madre Suor Maria andare da Gesù con una grande sicurezza e gli voleva presentare il cuore di esso Nicolò, ma lo vide essere tanto brutto che lo dette a noi monache che lo presentassimo a Gesù, che si accecherebbe per compassione della nostra umanità. E così vedevo che mediante l'offerta che noi facevamo di esso cuore a Gesù, esso gli mandava del suo sangue a ciò che si mondasse e purificasse. Ma esso lo scacciò da sé, non lo volle, onde Gesù non gliene mandò più. Ecco, qui è un passaggio, attenzione, abbastanza significativo, no? Va bene, primo il valore delle sante messe per andare in paradiso, questo ormai lo conosciamo, no? E con le sante messe anche i suffragi, gli altri suffragi, le elemosine, le orazioni, eccetera. Ecco, ma qui c'è questo figlio di questa anima neoammessa in paradiso, dopo queste 3 sante messe, che chiede la santificazione del figlio, la conversione del figlio, ma dice che il Signore non avrebbe fatto questa cosa se non ci fosse stato qualcuno che glielo presentava. Dice, glielo presentano le monache, noi monache. E attraverso questa mediazione, vedete così importante pregare per i peccatori, perché sono i giusti che devono pregare per la conversione dei peccatori, dice, gli manda il sangue affinché si mondasse e purificasse. Ma questo lo scacciò da sé.
E quindi Gesù non gliene mandò più. Sono le famose grazie sprecate, che non dobbiamo mai fare cose di questo genere. Perché una grazia sprecata potrebbe essere quella l'ultima. Non possiamo sapere queste cose con certezza. Qui ci viene detto questo. E quindi, come scrive San Paolo, attendiamo la nostra salvezza con timore e tremore. Volume terzo, i colloqui, parte seconda, vari titoli di paragrafo. Colloquio quadragesimo. Anche le anime del purgatorio insieme agli angeli scendono per la scala che è il verbo umanato. C'è ancora poi una degnissima scala per salire ad essa patria, fattaci dall'umanato verbo per la quale di continuo ascendano e discendano gli angeli. Siccome fu mostrato in quella visione al tuo fedele servo Giacobbe, per la quale non solo ascendono e discendono gli angeli, ma ancora quelle anime benedette del purgatorio, però che quando sono molto ben purgate se ne vanno a essa patria, ascendendo su per essa scala, nel qual loro ascendimento riscontrandosi esse negli angeli che continuamente la salgono e discendono, con un inestimabile modo si inclinano e fanno riverenza l'un l'altro gli angeli, ad esse anime beate e ad esse a loro. E quanto esse sono più cariche e portano maggior peso delle loro buone opere, che non si possono chiamare peso, ma per modo di dire, tanto maggiormente sono più remunerate nella immensa liberalità tua. O felici o ben felici che si conducano a questa patria da dove per sempre goderanno, fruendo la provvisione e unione. Ma felicissimi quelli che ancora in questo mondo si uniscono tanto a te che diventano un altro te per partecipazione. 6 maggio 1585, colloquio quadragesimo terzo. Alle anime rinchiuse nella prigione è offerto il latte di Maria e il sangue del Verbo. Me ne andrò da quelle benedette anime del purgatorio che stanno, come dire, rinchiuse in una prigione. O ti offrirò il candido, rubicondo, candido latte di Maria. E saranno le sue mammelle come d'una fonte che scaturiranno il latte ad esse benedette anime, rinfrescandole da quelle fiamme, nutrendole con rifrigerarle della continua sete che essi hanno della tua visione. E tu, Verbo, mandando ancora il sangue tuo, con esso le adornerai e le attirerai a te, onde si possa dire e che. Adorna esso sangue e si anime benedette di tale adornamento, siccome adorna la primavera, i fiori e le fronde. E qui Gesù gli mostrava che faceva essa aspersione del suo sangue sopra esse anime, siccome lei gli aveva chiesto. Onde essa ne mostrò grande allegrezza e contento, dicendo: Laetabitur iustus convideri iustitia, Laetabitur sponsa convideri aspersione e sangue in sverbi tuoi. Traduco perché non c'è la traduzione. Il giusto si rallegrerà nel vedere la giustizia, e la sponsa si rallegrerà quando avrà visto l'aspersione del sangue del suo verbo. Oh, quanto sei benigno! Mostrò di vedere andare al cielo di esse anime, stando così per lungo tempo molto ferma e ammirata. E poi facendo una faccia allegra con gli occhi risplendenti che parevano due stelle. Quindi qui bisogna sempre ricordare, con queste consolazioni che hanno le anime, che il purgatorio, come ho detto tante volte in tanti interventi, non è una sala d'aspetto, è un luogo di tormenti temporanei a carattere medicinale, quindi purificatorio, ma certamente sono tormenti che hanno bisogno di un refrigerio. Quindi questa fonte
che refrigera le anime dalle fiamme, perché nel purgatorio c'è il fuoco, c'è. Non dimentichiamole queste cose. Quindi il sangue del Verbo e il latte di Maria sono da refrigerio di queste anime. E infatti il paragrafo seguente continua, il colloquio 46, dicendo queste parole. Dei, infondi, Padre, infondi e manda l'effusione di esso sangue a quelle benedette anime del purgatorio, che ora per loro ti offro, a ciò che liberate da quel carcere possano ancora loro andare a godere quella gloria che tu ci vuoi dare e che è tanto grande. E stando un po' quieta, in un subito poi si rallegrò e rizzandosi, alzando le mani giunte insieme, mostrava di vedere un non so che, onde essa disse, stando molto ammirata, gli è stato un prezzo in prigione, sì, ma io farei patti di starvi là sino al giorno del giudizio. O santo purgatorio, il Verbo infonde il sangue con la volontà del Padre, con lo spirito dello spirito, ed esso sangue è uno che le anime le porta e le presenta la Santissima Trinità, ed essa Trinità lo glorifica in un modo a lui solo conosciuto. Bene, la potenza del sangue di Gesù Cristo da spandere sulle anime del purgatorio. È appena finito il mese dedicato al sangue di Gesù, ecco. È compito di tutti meditare, approfondire e comprendere anche il grande mistero del sangue di Gesù, perché è lui che ci ha lavato tutte le nostre colpe e da tutti i nostri peccati. È lui il sollievo anche degli anime del purgatorio, e chiediamogli adesso, ci accendiamo a recitare i misteri gloriosi. Ecco, una grande devozione al suo preziosissimo sangue e l'uso del suo preziosissimo sangue su di noi, sui peccatori per convertirli, sugli anni del purgatorio per alleviarle e consolarle.